Ciao a tutti, sono Marisa. In questo breve tutorial mostrerò come personalizzare un elenco puntato, sostituendo il classico cerchietto nero con un'immagine. Presenterò due tecniche, la prima più semplice e immediata, la seconda leggermente più complessa, che mi permette però di regolare con maggior precisione la posizione dell'immagine che identifica il punto elenco rispetto al testo. Scelgo una pagina che abbia un elenco puntato, ad esempio dirigenza. Mi posiziono su una voce dell'elenco, clic destro, ispezione elemento. Nella parte bassa del browser si apre la finestra di ispezione, sulla sinistra c'è il codice HTML, sulla destra il codice del foglio di stile. Preventivamente devo aver caricato nella cartella Images contenuta all'interno del tema, in questo caso PASV 2013, l'immagine che voglio utilizzare come punto elenco, in questo caso punto-1.gif. Si usano immagini con estensione GIF o PNG perché supportano la trasparenza e quindi intorno all'immagine che identifica il punto elenco, essendoci la trasparenza, non c'è nessun colore che possa alterare il layout grafico della pagina web. Ritorno nel mio foglio di stile dove è scritto Center Content Lì, faccio clic e inserisco list. Come inizio a scrivere list, compare un elenco dei codici che possono essere utili per formattare l'elenco. Vado a scegliere List Style Image, invio, di nuovo invio, lo riscrivo. Ho visualizzato l'elenco così vediamo in anteprima le modifiche. Allora, List Style Image, invio, invio. Qui devo scrivere l'URL dell'immagine. URL, utilizzerò un percorso relativo. Prima abbiamo visto che l'immagine è contenuta nella cartella Images, quindi scrivo Images slash punto trattino 1 punto GIF. Chiudo e vediamo comparire le imaginette che identificano il nostro elenco puntato. In questo modo ho applicato delle modifiche solo in anteprima, poi devo andare nel foglio di stile, stile.css. Qui in questa linguetta vediamo che c'è scritto stile.css, c'è un asterisco che sta a significare che il foglio di stile è stato modificato in anteprima. Mi copio tutto il testo del foglio di stile utilizzando Ctrl A. Lo seleziono in questo modo, poi con Ctrl C lo copio, vado nella parte amministrativa del sito, faccio clic su Aspetto, Editor, si apre una finestra che contiene il foglio di stile style.css. Qui all'interno di questa finestra devo selezionare tutto il testo con Ctrl A, poi con Ctrl V incollo il testo, i codici che avevo precedentemente copiato. Aggiorna file per salvare le modifiche. Torno sulla pagina web, aggiorno la pagina facendo clic su questa freccina che gira in senso orario, oppure utilizzando il tasto F5, chiudo la finestra di ispezione e controllo se anche altre pagine che contengono l'elenco puntato hanno lo stesso formato che ho applicato, lo stesso formato personalizzato all'elenco puntato. Vedo che ho ottenuto l'effetto voluto. Adesso passiamo alla seconda tecnica che mi permette di regolare con più precisione la posizione del punto dell'immaginetta del punto elenco rispetto al testo.
della voce dell'elenco. Prima di tutto devo annullare le modifiche che ho apportato precedentemente, quindi clic destro sulla voce dell'elenco, ispezione elemento, vado ad eliminare il codice che ho inserito precedentemente facendo clic, poi cancio e invio. Vediamo che le modifiche sono state annullate. Poi faccio clic sul tag All che identifica la mia lista, Unordered List, una lista non ordinata. Qui c'è il tag di apertura e qui il tag di chiusura. Spostandomi sulla destra nel foglio di stile, vedo che c'è scritto Center Content All. Faccio clic e scrivo List, seleziono List Style. Invio, di nuovo invio e scrivo None. In questo modo elimino i punti elenco. Questa stessa tecnica si usa per i menu verticali, che sono anch'essi formati da liste dove è stato eliminato il punto elenco. Poi mi sposto sul tag lì. Vado nel foglio di stile, faccio clic e devo inserire un background alla voce di elenco, quindi cioè uno sfondo. Quindi scrivo background, invio. Anche qui, come ho fatto precedentemente, devo inserire l'URL. Apro la parentesi, images slash punto trattino 1 punto gif, chiudo la parentesi. Vediamo che l'immaginetta riempie tutto lo sfondo, ripetendosi sia nel senso orizzontale che verticale. Quindi, per evitare questo effetto ed avere un'unica immaginetta per ogni voce del punto elenco, devo inserire no trattino re Peat, no repeat. Bene, invio. A questo punto devo creare lo spazio, la distanza fra il punto elenco e il testo. Per far questo utilizzo un padding left che mi sposta il testo verso destra. Padding left, invio, e l'immaginetta ha la dimensione di 12 pixel per 12, quindi credo che 18-20 pixel come padding left potrebbero andare bene. Io metto 20 pixel e infatti va abbastanza bene. Mi rimane da regolare la posizione del punto elenco, quindi ritorno sul background. Vado alla fine, dopo no repeat, e inserisco lo spostamento orizzontale e verticale, quindi lungo l'asse delle X e lungo l'asse delle Y, che voglio impostare all'immagine per raggiungere la posizione che desidero. Provo a inserire un pixel, 5 pixel, e vediamo che va abbastanza bene. Se avessi messo ad esempio, invece di 5 pixel, 8 pixel, l'immagine era troppo in basso. Ritorno con 5 pixel, no, 85, non si vede più l'immagine perché va troppo in basso. 5 pixel, benissimo. Adesso, come ho fatto prima, per rendere le modifiche effettive, vado su stile CSS, CTRL-A, CTRL-C per copiare. Qui già mi trovo nel foglio di stile style.css, anche qui seleziono tutto con CTRL A e quindi CTRL V incollo. Aggiorna file per salvare le modifiche. Torno sulla pagina web, F5 per aggiornare la pagina e vedere le modifiche effettive.
Sì, il risultato è abbastanza soddisfacente. Torniamo sulla pagina di dirigenza e vediamo che anche qui le modifiche sono state apportate. Per questo tutorial è tutto. Alla prossima!